Nome? Pietro. Città? Pra. Quanti anni hai? 11. Senti Pietro, ma secondo te un bambino quando ha dei problemi cosa dovrebbe fare? Chiedere aiuto agli adulti oppure alla polizia postale o a telefono azzurro. Ma la polizia postale perché? Perché potrebbero essere problemi tipo cyberbullismo. Ma cos'è per te il cyberbullismo? Sono persone che si sentono più forti di tutti e che si divertono a tormentare gli altri. Ma se a te ti prendono in giro online, te che fai? Chiamo i miei genitori e denuncio quei ragazzi. E se in quel momento i tuoi genitori non ti possono rispondere? Chiamo telefono azzurro al telefono. Secondo te cosa prova un ragazzo vittima di bullismo? Che emozioni prova? Tristezza e anche paura. E un bullo come si sente invece? Potente e superiore. Quindi il tuo suggerimento qual è? È quello di non comportarsi male con gli altri in modo che gli altri non si comportino male con te. Non stare zitto! Nome? Vittoria. Ginevra. Arianna. Samira. Ok, che consiglio daresti a un bambino che subisce delle violenze? Parlare con qualcuno e di non trattenersi per troppo tempo questo peso. Bisogna confidarsi alcune volte anche con degli amici, ad esempio. Ok, perché se non se ne si parla dei problemi, che cosa succede? Poi potrebbe finire che continuerebbe a subirne. Okay. E poi si sentirebbe anche male. No. Noi non stiamo zitti! Nome? Matilde. Chiara. Xavier. Secondo voi cosa può fare un bambino quando è in difficoltà? Che consiglio gli dareste? Chiamare il telefono azzurro. E se in quel momento non può chiamare il telefono azzurro, che cosa deve fare? Che cosa può fare? Può andare a raccontarlo agli insegnanti o ai genitori. Ok. Ma se io non parlo di un mio problema, che succede poi? Rischio che mi risucceda e poi rimarrei sempre in difesa. Quindi secondo voi è importante parlarne dei problemi, giusto? Sì. Ma quale può essere un problema per un bambino? Essere attaccato dal bullismo. Ma cos'è il bullismo? È maltrattare qualcuno, magari picchiandolo. E che consiglio daresti a chi è vittima di bullismo? Di parlarne con qualcuno per farsi aiutare. Non siamo zitti! Allora, nome? Emanuele. Matteo. Che consiglio gli daresti a un bambino che viene maltrattato? Che viene maltrattato su WeChat. Che viene maltrattato online, sì, per esempio. Di mettere la password e di non mettere il suo nome. Su internet ci sono i cyberbullismo, cioè il cyberbullismo, che praticamente ti vengono a guardare il nome, il profilo, il cognome e la password. E poi dopo ti fanno alcune volte, se ti vogliono dare noia, ti fanno dei video e li pubblicano. Ma che emozioni prova secondo voi un bambino che viene maltrattato? Beh, delle emozioni brutte, perché non vuole essere maltrattato. Ok, e secondo voi che cosa dovrebbe fare una persona, un bambino? Beh, che consiglio gli dareste? Andarlo a dire ai genitori. E alle maestre. Non siamo zitti!